Fratelli Rossoneri, amici rivali di YouTube, buongiorno, 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 buongiorno. E buona domenica a tutti, amici. Allora, prima di tutto partiamo col presupposto, che lo ripetiamo ancora. Chi è che accompagna oggi la squadra con la paura, col pessimismo, con la rassegnazione? La invito a riaccendere la televisione domani, di spegnerla, e oggi, presa, e oggi di fare altro. Oggi, dopo un anno passato a gioire, a soffrire, col mal di stomaco, con tante emozioni, con tante sensazioni, col profumo della rinascita, col profumo di tornare lì dove ci compete, col profumo veramente di risentire quell'inno lì che abbiamo sentito soprattutto per noi più grandi tante, tante volte. L'abbiamo detto tante volte, ragazzi, i ragazzi piccoli del Milan oggi, domani avranno due palle sotto grosse così. Due palle sotto grosse così avranno un domani. Senti che inno! Senti che inno! Io invito oggi tutti i miei colleghi a fare un video bomba come quello tipo di Total Fred, che ha fatto un video da pelle d'oca, ha fatto. Accompagniamo la squadra con l'ottimismo, anche gli utenti. Tiriamo fuori sti cazzo di coglioni a partire da noi e mettiamo da parte questo pessimismo. Massimo rispetto contro una grandissima squadra che andiamo a affrontare. Ma sappiamo giocare a pallone, ragazzi. Sappiamo giocare a calcio, ragazzi. L'abbiamo dimostrato. Oggi siamo in emergenza, che ci manca il dio del calcio e ci manca anche Ante. Non c'è problema, Raffaello, quando hai giocato dall'inizio, che non avevi praticamente, non avevamo alternative, hai sempre fatto delle gran cazzo di partite. Ecco, questa partita è la partita che vengo qua e ti chiedo scusa. Questa partita deve essere la partita che vengo qua e ti chiedo scusa. Gigi, oggi potrebbe anche essere la tua ultima partita, da quello che leggo. Onora gentilmente questa maglia che ti ha dato tanto, e anche tu ce l'hai dato tanto, devo dire. Sarà l'ultima partita, va bene, finiscila alla grande, che ti ricorderemo sempre con un grandissimo ricordo. Ok, non pensiamo ai contratti, pensa a fare quello che sai fare, come hai fatto settimana scorsa. Pensa a quello che hai fatto settimana scorsa, e oggi ci serve il miglior Gigio per vincere sta cazzo di partita. Oggi ci serve il miglior Gigio per vincere sta cazzo di partita. Davide, davanti c'è un grandissimo cazzo di avversario che si chiama Gosens, che è il miglior terzino, è il terzo miglior terzino, il secondo miglior terzino sinistro che c'è in Italia in questo momento. Stiamo attenti perché spinge come una vacca, ha fatto 11 gol e non so quanti assist, è fortissimo Gosens. Mi raccomando, Ale, dai una mano a Davide oggi. Oggi vi prendo sparpagliati oggi. Oggi voglio fare così. A sinistra oggi abbiamo bisogno di un motoscafo. Che Milano-Bergamo, la 4, non se ce la fa, che si fa prima un giro sull'Overe e poi fa il giro di là, arriva il motoscafo allo stadio. Voglio vedere un cazzo di motoscafo che passa e fa Nyeom! Più del solito, motore raddoppiato oggi. Poi, centrali, ragazzi, stiamo concentrati perché davanti hanno il miglior attacco, secondo me, che c'è in Serie A. Quelle due lì davanti sono due belve. Tieni Zapata dall'inizio alla fine. Ci abbiamo quella merda loro in panchina che addirittura li ha messi dentro tutti e due assieme. Giocano super sbilanciati oggi. Chiudiamo tutti gli spazi e ripartiamo in contropiede. Chiudiamo tutti gli spazi, che loro soffrono, le squadre che si chiudono e ripartono, e ripartiamo in contropiede. Oggi la partita da fare è questa qua. Chiudersi e ripartire di rimessa oggi. Prendiamo in mano il centrocampo nel palleggio, rallentiamo il gioco e poi cerchiamo le imbucate, che siamo veloci nelle ripartenze. Ok? Superman, oggi voglio la partita da Superman. Non c'eravate tutti e due nel famoso 5-0, come non c'era Teo e c'era Davide, che era il cugino di Davide. Abbiamo preso 5 gol, ma non avevamo la difesa che abbiamo adesso. Quindi partiamo da questo presupposto. Ok, a destra sicuramente gioca Ale, mi raccomando ancora, dai una mano a Davide su Gosens, e soprattutto quando c'è da spingermi, tienimi sto cazzo di Gosens lontano.
Loro c'hanno questa cosa qua, che escono alla Baresi, testa alta, palla al piede con i difensori, danno lo scarico a destra e vanno addirittura a prendere, per dare superiorità numerica, addirittura nello spazio, addirittura anche se uno è ultimo uomo, vanno a prendere la palla per creare la superiorità numerica. Siamo attenti che sta cazzo di cosa l'hanno fatta diverse volte, quando perdono palla siamo in porta. Quindi andiamo in pressione quando loro sono sulla fase difensiva, andiamo in pressione bene sulla palla. Ok, non li facciamo uscire testa alta, palla al piede, mordiamole le caviglie appena fanno sti cazzo di schemi che fanno sti 1-2 e danno la superiorità numerica. Dobbiamo essere sulle gambe sulla fase difensiva soprattutto. Dopodiché, centrocampo Ismaele Franco, non mi sono neanche a dire che Franco oggi vi fa la partita perfetta, anche Terry, il lontano parente, anche Ismaele, di quel lontano 5-0 hanno giocato i vostri cugini, non c'entra un cazzo di quella partita lì con che scende oggi in campo. Ok, facciamo vedere che il centro, la figura di merda che avevamo fatto nel Natale di un anno e mezzo fa è non è ampiamente dimenticata. Ce l'abbiamo ancora qua, ce l'abbiamo. Akan, anche te potrebbe essere l'ultima partita. Fammi andare via, vai via con un gran cazzo di ricordo che mi hai detto. Quel ragazzo là ci ha portato in Champions. Oggi naturalmente, allora, il nostro punto oggi di forza sono le fasce laterali, perché sono le fasce laterali, perché abbiamo un uomo in più sulle fasce. Ok, a centrocampo però hanno un uomo in più loro, perché ci abbiamo anche Milenkovic, come cazzo si chiama, da andare a prendere. Ok, che va sempre dato il raddoppio. Quindi Akan oggi a centrocampo mi devi dare una mano oggi. Come buttare nelle imbucate, non so se ti giocherà di fianco Brian Diaz o chi cazzo giocherà. Comunque, Trottolino, velocizziamo l'azione, buttiamo Raffaello dentro lo spazio, che è più veloce sia di Gin City, che è lento come la morte, anche se è forte, sia di Toloi e sia di Romero, è più veloce Leao, li spacca in velocità, buttiamolo dentro negli spazi, cazzo, tutti uniti, senza la paura, deve rimanere nello spogliatoio oggi, so che ci sarà una tensione fuori dal normale, ma scendiamo in campo con sangue agli occhi. Facciamoli vedere e soprattutto mettiamoli nella testa sempre la notte che hanno incontrato questo Milan. Senti che inno! Mai abbiamo smesso da meno, per quanto mi riguarda, ma anche il 90% della gente che mi segue, mai ha smesso di crederci. Anche nei momenti di difficoltà, anche dopo il 2-0 della Spezia, anche dopo il 3-0 di Roma. E anche dopo lo 0-0 di settimana scorsa, che doveva essere già chiusa sta partita, ragazzi, se due punti ce li andiamo a riprendere oggi. Oggi noi siamo quinti, partendo dal presupposto che oggi noi siamo quinti, siamo. Quindi, oggi noi siamo quinti, siamo fuori da tutto. Sta a noi da quinti passare secondi. Va bene? Fateci fare un'estate dignitosa. Fateci fare un'estate col sorriso. Fatemi vedere gli europei con il sorriso, non con Gialanse che inizia a settembre. Non buttiamo a monte tutto quello che è stato fatto. Tutti insieme, raga, facciamoci tutti insieme. Prendiamoci per mano e andiamo a vincere questa cazzo di partita. Dai!